Buongiorno a tutti da Giacomino, pensaci tu, Big Diretta e Curiosità. Salve a tutti. Ieri vi ho fatto vedere come fare il carciofo alla vitaletta e il broccolo affumicato. Oggi vi farò vedere come andrò a fare il nostro pranzo pennette ai broccoli e ricotta fresca. Ieri, grazie a un amico, ho avuto dei prodotti direttamente dalla Sicilia, di cui olio extravergine d'oliva, dell'ottimo vino paesano, di cui io mi sono un pochettino accucciato. Della ricotta. Allora, per fare questa ricetta necessita ricotta, broccolo. Il broccolo ieri vi ho fatto vedere come l'ho cucinato, diciamo, no? E oggi lo vado a utilizzare quello che è rimasto per fare questa specialità. Allora, iniziamo. Innanzitutto andrò la ricotta, vedete? No, andrò a mettere in questo pentolino dell'acqua solamente per farla riscaldare. Questa padella che adesso è calda, andrò ad aggiungere un pochettino di olio. Il broccolo, amici, lo dovete fare anche perché per aiutarlo in questo modo, vedete? Il broccolo ieri l'ho cucinato in modo tradizionale, come facciamo noi in Sicilia, ecco, affumicato. L'ho messo direttamente in pentola, assaggiato intero, con un pochettino di olio di olivo, un po' di menta e un po' di aglio. Dopo di ciò ho aggiunto un pochettino di acqua, ho messo il coperchio, ho messo il coperchio, io l'ho lasciato come ho cucinato. Con questo blocco che è la rimanenza del di ieri sera, lo vado a aggiustare così piccolissimo, vedete? Nella padella lo andrò a unire. Lo, diciamo, finiamo di cucinare, o meglio riscaldare in padella. Nel frattempo vedete la pasta sta cucinando. La ricotta fatta a bagnomaria si sta riscaldando. Questa comunque è una ricetta veloce e semplice che potete fare in meno di 10 minuti a casa vostra. Vado a unire un pochettino di pepe nero. Sale non aggiungo perché già è stato comunque salato ieri, cucinato. Andrò solamente ad aggiungere un pizzico d'olio, olio direttamente dal frantoio di Sciara, olio proveniente dal frantoio di Sciara, presso le olive di Fusco, non so, Toni. Fusco Toni, residente in Germania, nella zona di Ludwigshafen e Mannheim, dove vende dell'ottimo olio extravergine d'oliva a prezzi buoni. Adesso non devo fare altro che aspettare che
semplice la pasta e vi farò vedere il piattello. Allora, vediamo di celline, così facciamo i soliti saluti. Allora, ciao, buongiorno Salvatore Curreri, un abbraccio di saluto, ciao Loredana Pannuzzo, ciao a Johnny Sinagra, un saluto anche a Ferrara Sara, a Enzo Salvatore Scadaro, anche un mio carissimo amico, chef, ciao Totò, buon lavoro, Rosalia Matita, ciao Rosalia, un abbraccio a te in famiglia, un saluto anche a Peppe Matassa, grazie Peppe di esserci, un saluto anche a Max Scaletta, ciao Massimiliano Scaletta, a Isidoro Pagano, ciao Isidoro, grazie anche a te di esserci, a Stefano Annibale, a Silvana Passafiume, ciao Silvana, e saluto anche a Pino Vitale, a Rosa, a Pino Vitale, a Paolo Messina, a Rosa Matita, Rosalia Matita, e un abbraccio anche comunque a tutta la Sicilia, a tutti gli amici che mi seguono. Un saluto a Palermo, a Sciara, a Cerda, a Termini Imerese, i miei amici del Nord Italia, di cui a Enzo e Vincenza Chiara, a Daniel, a Irina, saluto anche la famiglia Fusco, alla famiglia Quagliata, alla famiglia D'Amore in America, anche la famiglia Franciamore che stanno in America, no? Vi saluto tutti. Ieri amici vi ho fatto vedere come si fanno i carciofi alla vittanetta, per chi non ha visto la ricetta può tranquillamente vedere la diretta di ieri, e vi ho fatto vedere anche come faccio io il broccolo, intanto rimiro il broccolo affumicato. Oggi andremo a fare le pennette con ricotta fresca e broccolo al reminato. Vedo che c'è anche Monica Giangrasso, ciao Monica, un abbraccio anche a te, a Ferruccio Vonovic, ciao Ferruccio, e a tutti quelli che comunque stanno collegando adesso. Vi faccio vedere di nuovo le ricette, questo è il nostro broccolo al reminato che sto andando comunque a reminare con la padella con un goccio di olio extravergine di oliva del fattorio del mio paese. In quest'altra pentolina sto mettendo a riscaldare la nostra ricotta fresca a bagnomaria, come so dire, e in quest'altra pentola stanno cucinando le pennette. È un lavoro, un piatto semplice che si può realizzare in 10 minuti. Nel frattempo che si cucina la pasta, saluto anche Peppe Matassa, che è collegata adesso, a Ferrara Sara, ciao Sara, a Salvatore Curello, già salutato, un mio carissimo amico, a Enzo Bruno, cantante, ciao Enzo, Forza Napoli, a Isidoro Pagano, a Paolo Messina, a Monica Giangrasso, l'abbiamo salutata, a Scifo, a Giovanni Schillaci, ciao Giovanni, grazie di esserci, un abbraccio, un saluto a Fabio Dioniso, Fabio ti saluta anche Paola, mi fa sempre segno, sei veramente un carissimo amico che vogliamo bene, a Ferruccio Vonovic, a Enzo Passafiume, a Eliseo Muscarella, ciao Eliseo, a te in famiglia, un abbraccio anche ai tuoi figli, ad Andrea di Bartolomeo, e questo è tutto. Maria Tusa, grazie, un abbraccio anche a te. Qui, come vi ho detto, sto facendo i broccoli a reminate, dove andrò a metterli come condimento sulla pasta con la ricotta. Nell'altro pentolino sto cucinando, o meglio, sto riscaldando a bagnomaria la ricotta in questa pentola a 2 minuti e la pasta è cotta. Ok amici, fra poco la pasta è cotta e noi andremo a fare l'incartamento.
Questo è il broccolo, ha terminato, lo sto gratinando in padella per bene. Questo è il broccolo, possiamo pure spegnere, questo posso anche spegnere la ricotta. Il tempo è, finiamo di tirare la pasta e vi farò vedere l'impiattato. Che si dice in Sicilia, però sto bene, tanto mi preparo di tempo di lavoro. Quindi noi a seconda delle pance, questo è il piatto mio, questo è mia moglie, questo è il mio più visto e questo è di Antonella. La pasta la stiamo cucinando cottura al dente, ancora non è cotta. La pasta è cotta al dente, vado a scolare l'acqua, lasciando un po' di acqua di cottura. A questo punto spengo la fiamma e avvicinati. Nella pasta dove ho lasciato un pochettino di acqua di cottura, vado ad aggiungere un paio di cucchiai di ricotta, vedete? Andrò a sciogliere nell'acqua di cottura. In questo modo andrò a unire un pochettino di pepe nero. Fatto ciò, andiamo a mettere la pasta direttamente in una scodella con un pochettino di brodo di acqua, in questo modo. Questa è la mia porzione, anche sono a dieta. Questa è la porzione di mia moglie, che è pure a dieta, forse. Questa è la porzione di mio figlio, visto. A questo punto andrò a mettere il broccolo arrimenato sopra la pasta, questo modo. Andremo ad aggiungere la ricotta che a questo punto vado a girare,
così vado a unire il siero per tutti i sapori. Vedete? La ricotta riscaldata a bagnomaria. E andrò a mettere una cremina, guardate che bella, qui sopra. Antonello no. Guardate. Wow. E finire mezzo chilo di lotto. Ok amici, questa è la pasta con ricotta e broccoli arrimilati, necessita solo di un goccetto di olio d'oliva, questo olio paesano male non farà, e nel mio caso andrò a mettere un pochettino di pepe, tu vuoi pepe? E noi ci piace con il pepe, mettiamo il pepe. Cristian, chi sei? E voilà, faccio gli ultimi saluti prima di andare a mangiare. Ok amici, vi è piaciuta questa ricetta? Pennette con broccoli e ricotta fresca. Adesso faccio gli ultimi saluti e poi andrò a pranzare con la mia famiglia. Ciao a Mary Albanese, grazie di esserci. A Pietro Pis, un abbraccio. Ciao a mio fratello Eliseo, fatti vedere che sei il numero uno, numero one in Sicilia. Tutto bene, alla mamma sta bene, noi stiamo tutti bene. Un bacione alla mamma, ti raccomando sempre. Ciao Rosalia, buon pranzo anche a te e famiglia. Saluto anche a te la tua mammina. Un saluto anche a Valeria Maurizio Mocciaro, dice Falù, ciao a Giancarlo Oddo, a Giuseppe Giovanni Panzarella, ciao Peppe, ti auguro tante cose, ciao a Giancarlo Oddo, tutta la famiglia Oddo, comunque ciao a Diego Scalia, un grandissimo cuoco, è il numero uno diciamo Heidelberg, veramente bravo, ciao Diego, ti ringrazio comunque anche dei piatti che anche dei pubblici ogni tanto mi fa aprire l'appetito, ciao a Tony Nancarlo, impresario. Ciao impresario, quando dici te facciamo qualcosa assieme, artistico anche. Un abbraccio a Mai Lipa Froin e Dario Rizzo, saluti, un abbraccio a tutti voi. Ciao Dario, un saluto alla mamma e anche a tua sorella. A Gioacchino Sabattino, ciao Gioacchino, un bacio alla nonna, digli che l'amo tanto. Ciao a Dario Rizzo, a Eleonora Zara, ciao Eleonora Zara, un abbraccio a tutta la famiglia Zara, vi voglio veramente bene, a Giovanni, ad Antonello, alla mamma e a tutti. Ciao a Maria Tusa, a Eliseo abbiamo salutato, Andrea Di Bartolomeo, grazie di esserci, un saluto a Enzo Passafiume, a Ferruccio, a Fabio Dionisio, a Giovanni Schillaci, Rosalia Matita, a Paolo Messina, a Monica Giangrasso, a Monica Giangrasso 2, a Paolo Messina di nuovo, Pino Vitale, a Enzo Bruno Cantante, ciao e Forza Napoli, Isidoro Pagano, a Stefano Abbate, a Sabina Passafiume, Salvatore Curreri, vado forte perché c'ho fame, a Loredana Pannuzio, c'è la famiglia Pannuzio, penso che siete pugliesi, o i vostri fratelli che sono carissimi amici miei, a Johnny Siracusa, a Ferrara Sara, a Enzo Salvatore Scarano, nonché bravissimo cuoco, a Peppe Matassa, ieri ho dimenticato a salutare a Vitale e a Albanese, vi saluto. Un abbraccio anche a Scaletta e gli ultimi che mancano, che vedo sono collegati ora, se me li fa leggere salutiamo pure, altrimenti offide sempre. Ah, Giovanni Panzarella l'ho salutato. Ok amici, condividete questa diretta, mettete un mi piace, un commento, condividete così la pagina cresce e invitate anche i vostri amici ad iscriversi alla pagina Facebook Giacomino Pensaci Tu, rubrica Dette e Curiosità, e anche al gruppo di cucina che stiamo cercando di fare crescere anche il gruppo. Ciao a tutti, buon pranzo, vi amo tutti, vi voglio bene, grazie sempre di esserci. Ciao, ciao mamma!